Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa videosa puntata di Loletta 5 Channel. Allora, ho spostato leggermente la pianta perché come vedete sta diventando enorme. Da un poco tocca il tetto e quindi ho detto va bene così. Niente, oggi siamo esattamente il venerdì 27 maggio del 2022. E sì, raga, dunque ancora siamo nel fatidico mese di maggio che sembra interminabile e non passare più. È sempre senza tette, ma ci sono. E niente, guardate la mia collana Sbrex che mi sono comprata dai Cinaisi, troppo bella, non mi ricordo neanche quanto è costata. Si stanno usando molto queste collane alla conchiglia. E poi ho comprato questo bracciale che non so se ve l'ho fatto vedere, forse sì, al Lido, quando sono stata alla playa, insomma, con la testa di leone, troppo bella in vitrilavica. E vabbè, questo me l'ha regalato invece il mio fan Rosario. Se guardi questo video ti saluto, che è il mio nuovo amico anche, slash fan, che ho conosciuto praticamente la scorsa settimana. Ha una settimana e ci stiamo vedendo anche spesso e ci sentiamo spesso, insomma, e andiamo anche abbastanza d'accordo, devo dire. E abbiamo praticamente tutte cose in comune, cioè dalla passione del basket allo sport, alla boxe, ai film, la passione per il cinema, per Rocky Balboa, e alle passioni per le collane e i bracciali e per il look in generale, quindi tanta roba. E domani verrà qui a casa mia, ci ordineremo del sushi che non mangio, raga, da più di un mese sicuro, e andremo a guardare, che lui in realtà non l'ha mai visto, io non lo vedo da un po'. Questo film mi è costato la bellezza di 21 euro su Amazon, quindi sarà questo un video unboxing. Beh, le pagine della nostra vita. Ho comprato il DVD originale, come sempre, che questo film è uscito nel 2004, pensavo fosse degli anni 90, invece no. Poi l'hanno rifatto nel 2006, eccolo qua, con tema di speciale, tutto quanto originale e il resto. Molto molto bello anche l'interno. Che c'è, sono praticamente, non so, una cosa che non fa per te, un mondo cambiato, il ritorno di Noah, ci sono tutte le scene con i titoli di ogni scena, molto bello devo dire, molto bello. E quindi ho fatto un po' di shopping, poi oggi sono stata all'Eurospin, dove praticamente in questi supermercati, diciamo, vendono ormai a volte anche le scarpe. Siccome mi servivano effettivamente un paio di scarpe comunque estive per casuccia, che non le compravo da un botto di tempo, e guardate che cosa ho comprato. Ciabatte originali della Lotto, ovviamente maschili, ma molto belle. E c'erano di tutti i colori. L'ho presa arancione, ma c'era blu, verde, fucsia, molto belle. Poi ho fatto un po' di shopping. Ieri, sempre dai cinesi, ho comprato un nuovo vestito estivo e due paia di pantaloni Bracaloni, di cui uno ve lo faccio vedere. Anche questi molto belli. E sono di questi pantaloni che uso io. Guardate che sono belli i pantaloni Bricoloni, un po' alla Human Safari. E questo è sul marrone, l'altro sul diciamo nero e fiorato. E il vestitino ha pure i fiori. Per quanto riguarda il resto, raga, come va? Ho comprato il coso delle zanzare, l'altra volta dai cinesi, e devo dire che apparentemente funziona, cioè non mi hanno mosso più, l'ho preso 15 euro sempre dai cinesi. Niente. Poi a Rosario io ho preso due pensierini, uno è la collana uguale a questa e un altro è un bracciale. Adesso vi faccio vedere. Perché lui, come fan, è molto carino, mi ha regalato un po' di cose. Quindi ho comprato la stessa collana uguale alla mia. Mi si vede una cippa con sto sole. Ok, stavo dicendo. Questa collana come la mia e questo bracciale, che è, diciamo, un altro genere di Locke, ma sicuramente gli piacerà. Poi, sempre dai cinesi, mi sono ricomprate le cuffie dell'iPhone, queste qua col filo, che sono un po' più comode, devo dire, perché non c'è la cambriera, devo andare a ricaricarle, e l'ultima volta, quando stavo da Chiara, Albertina me l'ha smangiucchiata, e ho comprato l'adattatore. Allora, vi dico la verità, fa cagare, nel senso che, siccome appunto è adattatore, la musica si sente ma non benissimo. Siccome io è ogni tanto che magari inizio a camminare, faccio un giretto, faccio cosine, oppure magari vado in spiaggia, mi voglio rilassare un po', alla fine fondamentalmente è meglio di niente. In realtà non ce l'avevano le cuffie quelle vere dell'iPhone,
Per cui la cinese molto dolcemente mi ha detto: prende il liquetto che ha adattatole. Adattatole funziona lo stesso. Io, ah, vedo là, la zicco. Sendo una pubblicità a caso, capisco che si sente e me lo piglio. Forse un totale mi è costato addirittura 8 euro tutto, però va bene così. Un'altra cosa molto importante è che ieri sono passata in chiesa e non lo facevo, raga, da un botto di tempo. Sono andata in chiesa qua vicino a casa mia, nella chiesa principale, e ho buttato, quando sono uscita, il terzo, ultimo e spero pacchetto di sigari che ho comprato. Ancora ce n'erano anche sette. Quando sono uscita dalla chiesa ero molto commossa, ho fatto delle preghiere. Sto vivendo un periodo ancora di transizione, comunque di piccolo equilibrio precario che tendo in qualche modo a ricrearmi e cercarmi da sola, però diciamo che poi mi succede una cosa e mi si sfascia tutto. Incontro una persona X e mi si rompe tutto di nuovo. E incontro quell'altro e cioè, oh mio Dio, non ce la faccio più. E quindi non posso comunque assolutamente permettermi più di farmi del male e non posso permettere che gli altri soprattutto mi facciano del male. Però se in primo luogo mi faccio del male io non ha molto senso. Quindi a livello fisico i sigari non è che fanno tanto bene alla salute, quindi li ho buttati. E vi auguro e vi dico con una promessa che spero davvero di non ricomprarli più e di non ricadere più in tentazioni. Anche se ripeto, ho un mio equilibrio comunque molto molto precario ancora e ho capito tante cose da questa ultima storia pesante comunque che ho avuto con Chiara, come tutti ben sapete, dopo 4 anni e 9 mesi di convivenza. Ora piano piano mi sono liberato, tossicoindipendente, come dice Francesco Gabbani. Il pensiero brutto di mia mamma che mi ritorna spesso tutti i giorni, perché io inconsciamente mi sono autospiegata e autoanalizzata da sola. Chiara per me era una sfacsimile, di sostituta, di punto di riferimento di mia mamma. Essendo che prima ho perso mia mamma e di recente ho perso lei, tra virgolette, mi è caduto, cioè io nel giro di meno di 3 anni ho perso comunque 2 punti di riferimento importanti. Il primo di tutto è mia mamma, ovviamente, però anche la ragazza con cui stavo era una persona molto importante per me. Le cose che ho fatto per lei sicuramente non le farò più per nessun'altra, perché per lei, cioè per me, lei era l'amore della mia vita. E fino adesso comunque risulterà sempre l'amore della mia vita e la storia più importante che ho avuto, anche se non andavamo insomma mai d'accordo fondamentalmente. Quindi niente, mi andava di raccontarvi un po' questa cosa. Ho un po' di mal di collo perché qua, come vedete, è ritornato tipo nuvoloso, freschetto, non si capisce, perché sono un po' vestita di nuovo primaverile. E niente, ora vado a fare più tardi il primo corso di aggiornamento obbligatorio praticamente dell'ospedale. Poi uscirò, mi farò un giretto e poi tornerò a casa, insomma, quindi farò un weekend di relax, almeno spero. Niente, sono stata a mare già ben 2 volte, mi sono scialata alla grande. E domenica si ritorna at work. Siamo ancora in post-Covid e anche se tra poco ci sarà il vaiolo delle scimmie, quindi con i miei colleghi abbiamo festeggiato, tra virgolette, dopo il Covid al vaiolo, perché noi siamo sanitari, siamo entrati per questo fondamentalmente. Mi auguro davvero che finito il Covid a me mi spostano, perché se dovrebbe iniziare il vaiolo, cioè sarebbe a dire altri 2 anni, in totale 4-5 anni di fila tra Covid e vaiolo, vestiti di plastica, non è proprio il mio genere di look, quindi mi auguro davvero di finirla qua. Un colpo di forbice perché è veramente una roba allucinante. Niente, vi mando un bacino del cuore. Vi auguro sempre di essere gentili, di amare tanto e non fare mai niente che io non farei. Iscrivetevi al canale, cerchiamo di aumentare, abbiamo almeno quasi 4.800 iscritti, commentate e niente, condividete con i vostri amici e amici. Mi sembra che tutto andrà. Ed è tutto gente.